Buonasera, sono le ore 22:10, dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Punto primo all'ordine del giorno, designazione di scrutatori, dichiaro nomino scrutatori Martorana Marco, Lanza Giuseppe, Veina Alessandro. Lettura, prima di passare alla lettura dell'approvazione verbali precedenti delle precedenti sedute, comunicazioni del Presidente del Consiglio di nessuna comunicazione, Presidente, comunicazioni da parte del Sindaco o dell'amministrazione, nessuna, comunicazione dei consiglieri, nessuna altra cosa. Solo una, nel prego. Senso che volevo comunicare e vorrei che venisse messa a verbale che il consigliere Fontana oggi non può essere presente perché per impegni di lavoro. Diciamo, il consigliere anche Priola Rosanna con motivi diciamo personali. Va bene, prendiamo atto. Allora, lettura e approvazione del verbale di precedente seduta. Delibera del Consiglio Comunale numero 15 del 16, oggetto designazione e scrutatori, chi approva alza la mano. Approvato di novità. Delibera numero 16 del 16 2013, comunicazioni, chi approva alza la mano come prima. Delibera numero 17 del 16, oggetto mozione di azione all'induzione di un bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura del posto di comandante della Polizia Municipale. Chi approva alza la mano, approvato all'unanimità. Delibera numero 22 del 31/7/2013, oggetto nomina degli scrutatori. Chi approva alza la mano, approvato. Delibera numero 23, costituzione nomina della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Chi approva alza la mano, approvato come prima. Delibera numero 24 del 31/7/2013, oggetto approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata per l'ufficio di segreteria per il comune di Villabate. Chi approva alza la mano, approvato come prima. Delibera numero 30 del 31/10/2013, oggetto designazione scrutatori, chi approva alza la mano, approvato come prima. Delibera numero 31 del 31/10/2013, oggetto approvazione della relazione illustrativa del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2012, chi approva alza la mano, approvato come prima. Delibera numero 32 del 31/10/2013, oggetto approvazione mediante alle previsioni del piano regolatore generale ed in deroga all'articolo 15 della legge 78/76 del progetto, interventi di recupero naturalistico della linea di costa del comune di Ficarazzi. Chi approva alza la mano, approvato. Delibera numero 33 del 31/10/2013, oggetto approvazione del programma triennale opere pubbliche triennio 2013-2015, chi approva alza la mano, approvato così. Delibera numero 34, oggetto approvazione del regolamento contro protezione civile aggiornamento e aggiornamento, chi approva alza la mano, approvato. Delibera numero 35 del 25/11/2013, oggetto designazione scrutatori, chi approva la mano, approvato. Delibera numero 36 del 25/11/2013, approvazione estrema di necessità ed urgenza, chi approva la mano, approvato come prima. Delibera numero 38 del 25/11/2013, oggetto denuncia Corte dei Conti, deliberazione numero 184/2013, controllo finanziario del rendiconto 2011 e bilancio 2012, chi approva alza la mano, approvato come prima. Delibera numero 39 del 25/11/2013, oggetto atto di indirizzo della Giunta Comunale per modifica del regolamento IMU, chi approva alza la mano, approvato come prima. Delibera numero 46 del 18/12/2013, oggetto designazione scrutatori, chi approva alza la mano. Delibera numero 47, presa d'atto del 18/12/2013, presa d'atto in esistenza di aree e fabbricati da destinarsi alle residenze alle attività produttive e terziarie per l'anno 2013, chi approva alza la mano, approvato come prima.
Delibera numero 48 del 18-12-2013, oggetto approvazione del bilancio di previsione esercizio 2013, dell'azione previsionale e programmatica 2013-2015, bilancio triennale 2013-2015. Chi approva il tramano, approvato come prima. Non lo so chi. Punto numero 2 all'ordine del giorno è l'interrogazione presentata dai consiglieri in minoranza Martorana Marco e Curvato Marinella. Interrogazione su iter amministrativo finalizzato alla misura di sostegno del reddito finanziario della Regione Sicilia denominato cantieri di servizio. Il consigliere Martorana, sì, prego consigliere. Allora. Oggetto dell'interrogazione. Interrogazione su iter amministrativo finalizzato alla misura di sostegno del reddito finanziato dalla Regione Siciliana denominata cantieri di servizio. Con la direttiva assessoriale del 26 luglio del 2013, l'assessore regionale alla famiglia ha diramato le linee guida per l'espletamento delle procedure amministrative finalizzate all'avvio della misura di sostegno al reddito denominata cantieri di servizio. Il Comune di Ficarazzi, con le delibere di Giunta Municipale numero 61, approvazione dei programmi di lavoro, e numero 67, approvazione schema di bando e modello di domanda di partecipazione, dava avvio alla procedura volta all'acquisizione delle domande dei cittadini che intendevano partecipare, dando quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 30 novembre del 2013. Successivamente alla scadenza del suscitato termine del 30/11/2013, gli uffici avrebbero dovuto stilare, sulla base delle direttive contenute nella già citata circolare dell'assessore regionale alla famiglia, una graduatoria dei soggetti richiedenti indicando quelli ammessi. Considerato che sono intercorsi più di 60 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e che nelle more l'assessorato alla famiglia ha determinato le somme spettanti ai comuni per l'avvio dei cantieri di servizio, che per il nostro comune ammontano a euro 111.948, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono al sindaco o a persona da lui a luogo delegata chiarimenti ed approfondimenti in merito allo stato del leader amministrativo volto all'adozione della graduatoria sulla base della quale dovranno essere scelti i soggetti da avviare. In merito alla tipologia di iniziative previste dalla Giunta Municipale ed il numero di soggetti da avviare. In merito ai criteri attraverso i quali verrà redatta detta graduatoria e i motivi a causa dei quali, a più di 60 giorni di distanza dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la stessa non è ancora redatta e pubblicata. Ovviamente l'interrogazione è volta a chiedere al sindaco o alla persona al luogo designato, che poteva essere l'assessore, non so, uno di voi, visto che comunque il sindaco non c'è e manca anche l'assessore ai servizi sociali, l'assessore Arrano, e non viene nemmeno il responsabile del servizio, la dottoressa Landolina, delle delucidazioni in merito innanzitutto a quello che è l'iter amministrativo che è volto a innestare, dare avvio nel nostro territorio comunale a questa misura di sostegno del reddito che è stata prevista dalla Regione Siciliana. E poi capire per quale motivo ancora a più di 60 giorni, ormai sono quasi 90, siamo a 3 mesi dalla chiusura del bando, ancora non si è avuta la pubblicazione della graduatoria dei soggetti ammessi, cosa che in altri comuni è già avvenuta. Riteniamo che questo ritardo sia un pochettino troppo esagerato. Ho letto negli atti pubblicati in albo pretorio che è stata istituita una commissione ad hoc. Volevamo sapere quali erano stati i lavori svolti da questa commissione, se si era riunita, se non si è riunita, perché non si è riunita, anche perché le aspettative dei nostri cittadini sono sempre piuttosto alti rispetto a questa misura che in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo e che continua a protrarsi viene vista come una valvola di sfogo per porre rimedio ad alcune situazioni piuttosto pesanti.
Allo Stato, buonasera a tutti. Intanto il sindaco si scusa per la sua assenza, però l'impegno preso evidentemente lo tiene in ritardo alla seduta. Consideriamo noi che questo consiglio comunale dovrà essere celebrato in altra data. Quindi il sindaco ha già preso questo impegno, l'assessore purtroppo ha un problema di carattere familiare, non è possibile. Tuttavia credo che l'amministrazione sia in condizione di poter fornire qualche chiarimento. Per fornire questi chiarimenti dobbiamo partire da una considerazione, consigliere Altrana. Abbiamo ricevuto un numero rilevantissimo di domande, superiore a 400, più di 400 a quanto pare. E come lei ha ben detto, è stata istituita una commissione ed è composta dal capo dei servizi sociali, dal capo dell'affari generale e dal capo dell'ufficio tecnico, perché la tipologia di intervento coinvolge. C'è anche un altro membro con funzioni di relatore, se non sbaglio, di segretario, la signora Calombo. Sì, perfetto. E quindi la commissione sta lavorando perché sta passando al vaglio tutte le domande presentate e sta verificando, tra virgolette, la veridicità di quanto affermano i concorrenti nella domanda. Quindi il tempo si perde per questo, il ritardo è dovuto a questo, all'elevato numero di domande, che sono ben oltre 400, e soprattutto la tipologia di lavoro che si sta svolgendo è un lavoro che richiede tempo, proprio perché vanno verificate puntualmente tutte le dichiarazioni che vengono fatte. Quindi per quanto riguarda poi, c'è anche un altro aspetto da considerare. Lei giustamente ha parlato che l'assessore dal lavoro e l'assessore dal ramo ha stabilito le cifre, però tuttavia dobbiamo dire che all'orizzonte non c'è nessun provvedimento amministrativo che faccia vedere un po' il finanziamento. Quindi il fatto che l'allenatore non è ancora pronto. Tuttavia credo e riteniamo che qualora fosse anche pronta l'allenatore, se non c'è certezza, se non c'è contezza di avere assegnate le somme con cui poi poter remunerare questi soggetti che andranno a lavorare, credo che sia un esercizio un pochettino coraggioso, perché, come giustamente diceva lei, la gente ha delle aspettative, e se poi noi mandiamo le persone a lavorare e poi non le possiamo pagare perché le somme non sono state ancora assegnate, accreditate, sono state stabilite, non sono state ancora assegnate né accreditate a mezzo di provvedimenti amministrativi, rischiamo seriamente di un rimedio peggiore del male in questo senso. Quindi il ritardo è dovuto all'elevato numero, la commissione sta lavorando e devo dire anche con puntualità, in tutta sincerità. Quindi il ritardo è dovuto a questo e siamo in attesa che l'amministrazione regionale emetta dei provvedimenti amministrativi che ci assegnano le somme, in maniera tale che nel momento in cui la graduatoria sarà pronta, avendo la somma a disposizione, immediatamente pubblicheremo la graduatoria e chi ne ha il diritto andrà a lavorare. Questo è quanto possiamo dire stasera. Mi permetto di fare una precisazione in merito ai tempi. Subito dopo l'emanazione del bando, la Regione aveva dato dei tempi tecnici per la chiusura delle domande. A breve giro di posta ha riaperto i tempi per ulteriori 20 giorni, quindi ha dato possibilità. Quindi il ritardo non è dovuto solo al fatto che le domande sono parecchie, ma c'è stato un momento in cui i termini sono stati nuovamente riaperti su indicazione e direttiva della Regione Sicilia. Quindi poi per quanto riguarda i parametri di scelte o i metodi da adottare per quanto riguarda la graduatoria, nel bando è ben specificato con dei paletti ben precisi i requisiti che debbano avere tutti coloro che hanno intenzione di partecipare. Quindi ci sono dei punteggi che vengono assegnati già stabiliti dalla Regione. Questo era solo a completare quello che aveva prima detto l'assessore. Grazie. Presidente, io ovviamente adesso devo intervenire per dire se sono soddisfatto o meno della risposta data dall'amministrazione,
alla mia interrogazione. E purtroppo non posso che esordire dicendo che non sono soddisfatto. Non sono soddisfatto perché la mia interrogazione era molto più articolata ed è stato risposto soltanto in parte a quello che io avevo chiesto. E capisco pure che l'assessore Ramacca ha detto quello che poteva, ha dato le informazioni di cui era a conoscenza, e per questo, diciamo, io mi sarei augurato che fosse stata maggiore premura da parte dell'amministrazione comunque garantire la presenza o dell'assessore Arrano, che sicuramente avrà maggiori informazioni rispetto a lei, o del funzionario responsabile del servizio. Noi chiedevamo anche di sapere. Ma io a norma di statuto è previsto che i funzionari quando chiamati in causa vengano a rispondere in consiglio comunale. Mi dispiace sentirla, ma si è sempre avuto, tant'è vero che qui abbiamo il comandante della polizia municipale che è responsabile del servizio, e mi pare che sia previsto anche dal nostro statuto. Anzi è obbligo del funzionario quando chiamati in causa presenziare le risposte. L'interrogazione è rivolta solo ed esclusivamente al politico. Il partito politico si avvale di una situazione tecnica che predispone. Comunque può intervenire, non è assolutamente proibito, quindi dico, sarebbe stato opportuno in mancanza del sindaco e dell'assessore prevedere che comunque il funzionario potesse essere presente per rispetto dell'aula, per rispetto degli interroganti, per rispetto della cittadinanza che comunque attraverso la televisione ci segue. Quindi la risposta è assolutamente parziale. Non sappiamo quelli che sono, volevamo sapere in maniera anche così dettagliata quali erano i programmi predisposti all'amministrazione nel quale impiegare questi lavoratori e quali erano le unità, stante la previsione di finanziamento di questa misura per il Comune di Figaraz, che potessero essere avviate. Per quanto riguarda le motivazioni che lei ha addotto sul ritardo, anche queste devo dire sono piuttosto deboli, assessore Ramacca, in quanto vorrei capire per quale motivo gli altri comuni sono arrivati alla chiusura del procedimento pubblicando le graduatorie e Figaraz ancora non c'è arrivato. Non vedo quale sia il motivo ostativo. Non vedo quale sia il motivo ostativo nel pubblicare in questo momento la graduatoria, pur non avendo, lo riconosco, a disposizione le somme per avviarla, in quanto non corre nulla all'amministrazione, essendo subordinata allo stretto delle somme da parte della Regione. Secondo me invece è una questione di chiarezza e di trasparenza, assessore Ramacca, chiudere nel più breve tempo possibile questo capitolo con la pubblicazione della graduatoria. Perché mi voglio rifare a qualche mese addietro, quando il sindaco ha fatto un intervento che secondo me era condivisibile in quel momento, ovvero quando ha detto che non avrebbe permesso a nessuno la speculazione su questo tipo di misura, mettendo già in chiaro in quel momento che tutte le domande che venivano presentate sarebbero state sottoposte al vaglio delle autorità deputate a fare questi controlli, ovvero alla Guardia di Finanza e appunto. Quello che io voglio chiedere all'amministrazione, vorrei continuare se mi è concesso, perché ancora quello che voglio chiedere all'amministrazione in questo momento è assolutamente un impegno forte e cogente, serio, anche perché adesso ci approcciamo al 25 maggio alle elezioni europee, e pertanto l'impegno è questo, che
la graduatoria venga pubblicata prima dell'inizio della campagna elettorale per le europee. Per questo dico che è una questione di trasparenza, per questo dico che è garanzia di quello che ha detto il sindaco, ovvero che bisogna dare anche tranquillità alle persone e pubblicare la graduatoria. Sulla garanzia di trasparenza, io credo che diverse volte questa amministrazione, diciamo, ha dato prova veramente di garanzia di trasparenza in tante altre circostanze, in tante altre situazioni. Quindi diciamo che questo è un refrain che non possiamo certamente accettare, quindi da questo punto di vista. Per quanto riguarda la pubblicazione del relatore, io vorrei essere, mi pare che l'ho letto in italiano e credo di essere stato chiaro. La graduatoria non è pronta, la commissione sta ancora lavorando, aggiungendo poi che a tutt'oggi non sono state assegnate le somme da parte dell'assessorato e quindi quando anche la graduatoria fosse pronta, sarebbe opportuno non pubblicarla per un motivo molto semplice. Perché lei mi dice che ci sono comuni che hanno pubblicato le lavoratori, io allora le chiedo, le domando, sono state avviate al lavoro questi lavoratori? Infatti, io questo dico, per quale motivo? No, lei non risponde, in questi comuni dove è stata pubblicata la lavoratori, sono state avviate, è subordinato, l'accredito delle domande. Le chiedo per favore, io le ho fatto una domanda, dico, no, questi sono state avviate al lavoro, quindi, perché lei sa perfettamente, e chi ci segue da casa, ma non è ora lei può anche decidere di non ascoltarmi, però se dovesse decidere di farlo, lo faccia con tanta pazienza, come ho fatto io. Quindi io credo che questi comuni che hanno pubblicato la graduatoria e non hanno avviato i lavoratori, giustamente, siano per quanto mi riguarda nella stessa nostra medesima condizione. Nel senso che alla fine i lavoratori non sono stati avviati. Perché avviare i lavoratori, avendo contezza poi di non poterli pagare, mi sembra una scelta, a mio modesto avviso, alquanto diciamo temerare, ecco, la definisco così. Quindi dico, intanto noi, quando ripeto, la non è pronta, ci stanno lavorando, la commissione si riunisce regolarmente, e quindi non appena sarà pronta, auguriamoci tutti che nel frattempo saranno assegnate le somme attraverso i vari passaggi amministrativi, cioè voglio dire, l'amministrazione sarà in condizione di poter erogare le remunerazioni a questi lavoratori. Perché io quando parlo di assegnazione somme non è che mi riferisco alla stabilizzazione delle somme, ci siamo? Perché io lo so, noi lo sappiamo che sono stati stabiliti per Ficarazzi 115.000 euro o quelli che siano. Io quando parlo di avere le somme, intendo dire avere la possibilità da parte dell'amministrazione di disporre di queste somme e poter erogare i compensi ai lavoratori che andranno a lavorare. Quindi credo che tutto ciò che lei mi ha fatto conseguire, il discorso di trasparenza, l'elezione, eccetera, 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 sia per quanto mi riguarda alquanto gratuito. Nel senso che non è assolutissimamente intenzione di questa amministrazione, ma lontano proprio anni luce, proprio pensare di poter speculare, di utilizzare queste cose sotto campagna elettorale. Ma io le dico, se già sarei il consigliere elettorale, in sbombere come dire il suo pensiero da queste situazioni. Noi abbiamo tutto l'interesse. Nel più breve tempo possibile, proprio perché siamo coscienti e consapevoli delle difficoltà che le nostre famiglie attraversano, che le famiglie di conto economiche che le famiglie del suo paese attraversano, abbiamo tutto l'interesse e l'intenzione, non appena la regolatura sarà pronta e avremo assegnato le somme, di pubblicarle e di avviare le persone a noi, come è giusto che sia. Ma avrei chiesto la parola al consigliere Lancia, prego. Allora io ritengo che alcuni passaggi dell'intervento del consigliere Martone siano molto gravi. Cioè, io non ho capito bene e vorrei che il consigliere Martone ci elucidasse in merito. Perché io, cioè, non so se pensano male e non so fino a che punto si spingano le lucubrazioni mentali del consigliere Martone. Cioè, sta collegando il non pubblicare la graduatoria
di cantina di servizio al fatto che a breve ci siano le elezioni europee. Ma sta scherzando, consigliere? Ma non si deve permettere assolutamente nemmeno sfiorare questo pensiero. Io rimango a essere qua. A precisazione, perché molto breve, sì. Moltissimo, molto breve, perché comunque allora il primo punto, non c'è alcuna conseguenzialità tra la pubblicazione della graduatoria, la pubblicazione della graduatoria e l'accredito delle somme. Non bisogna aspettare, cioè, che i comuni abbiano effettivamente l'accredito delle somme per pubblicare la graduatoria. Altro aspetto è quello, come dice lei, del poi avviare i lavoratori. Dal momento in cui verranno accreditate le somme, i lavoratori verranno avviati secondo quelle che è la graduatoria già pubblicata. Tant'è vero che altri comuni già hanno pubblicato la graduatoria, anche se non hanno poi avviato al lavoro i lavoratori. Ma su questo punto non c'è dubbio, ciò però la nostra, che comunque la graduatoria l'hanno pubblicata. Allora, quello che voglio dire io, che io non faccio alcuna lucubrazione, e non ho fatto... Se la graduatoria non è pronta, lei ci ha pubblicato una cosa che non è pronta, ma... È quello che io ho chiesto all'amministrazione, un impegno cogente a pubblicare nel più breve tempo possibile questa graduatoria, in maniera tale da sgombrare il campo da qualsiasi tipo di illazione, che non è una lucubrazione mentale del consigliere Martorana, ma è una questione, dico io, di trasparenza dell'amministrazione. Non dico che l'amministrazione sia poco trasparente, dico che bisogna essere in questo preciso momento ancora più trasparenti, pubblicando la graduatoria definitiva dei cantieri di servizio prima delle elezioni europee, proprio perché mi rifaccio a quanto detto in precedenza dal sindaco, pensiero che condivido pienamente, che era sano e corretto, che nessuno si doveva permettere, che l'amministrazione non avrebbe permesso a nessuno, quindi anche al sottoscritto, di poter pensare cose del genere. Pertanto io direi all'amministrazione di fare uno sforzo di accelerare questo iter affinché si possa concludere nel più breve tempo possibile e prima del 25 maggio. Notevolmente prima del 25 maggio. Spero di avere chiarito il senso del mio intervento. È stato abbastanza chiaro, io volevo semplicemente aggiungere che mi prendo carico del suo intervento, domani incontrerò il sindaco e solliciterò da parte dell'intero consiglio comunale e da parte dei consiglieri di minoranza, il consiglio comunale solliciterà eventualmente se è pronta che venga fatto quanto prima pubblicata. Grazie. Passiamo, prego, consigliere Romino. Io ho ascoltato i vari interventi dell'assessore, del consigliere capogruppo di minoranza e del consigliere Lanza. Giustamente l'opposizione, mi sembra che sia giusto che faccia la propria interrogazione affinché chieda all'amministrazione l'iter a che punto è. Però per i cittadini che ci ascoltano, come ha fatto bene l'assessore e ha spiegato bene l'assessore, il problema nasce su che cosa? Non è che se noi pubblichiamo subito la graduatoria questi lavoratori hanno lavorato, se non abbiamo le somme. Sta passando un messaggio, scusa, consigliere capogruppo di minoranza, sbagliato. L'amministrazione con tante difficoltà, anche come personale che lei, se non è che si è rilasciato, lo sa, si sta operando e si è attivata anche a fare dei controlli a garanzia di chi spetta il posto di lavoro e chi verrà danneggiato sarà chi ha fatto una dichiarazione falsa. E quindi la commissione, nel suo
diciamo, della sua competenza e dove può arrivare, sta facendo i vari controlli affinché questa graduatoria che esce, ma il fatto che scusa, non arrivare ci consente di lavorare con tutte le comunità, un graduatore che esce, diciamo, l'interpretente un graduatore che esce, diciamo, che sia un graduatore veramente di quelle persone che ci spetta il posto di lavoro, non che qualcuno di turno probabilmente ha fatto il furbetto. Io lo so, gli altri paesi si hanno fatto magari, che ti posso dire, un pochettino di superficialità, però non ci vuole niente a fare la relatoria. Poi vogliamo essere come amministrazione molto trasparente, quindi non è, non siamo affatto quello che stai pensando. È diverso, no, è diverso. Lei non credo in questo senso sia attuale. Lei in questa interrogazione addirittura mi chiede pure i criteri. I criteri li dette il bando. Noi dobbiamo solo attuare e fare i controlli. Cioè, i criteri non dobbiamo chiedere, non dobbiamo chiedere a nessuno. Allora. Ma lei mi chiede però, scusa. Giustamente l'opposizione, ripeto di nuovo, è giusto che faccia, fare populismo però non si è mai fatto, oppure mancare le cittadine, no, non è né populismo né demagogia, smettitemi, è pubblicata la smaglia. Un attimo di silenzio, un attimo di silenzio, così sarà pubblicato, mi scusi, ci saranno anche i tempi, prima del mese. No, un attimo, la interrompo io un attimo. Allora, nell'interrogazione il consigliere formula la domanda, l'amministrazione risponde, può essere soddisfatto o non soddisfatto, non c'è dibattito. Nessun dibattito, non quindi da questo momento questo non do la parola a nessuno. Quindi il punto è chiuso, passo al punto numero 3. E questo vale per tutti, nelle interrogazioni non c'è dibattito. Allora, punto numero 3, interrogazione presentata dai consiglieri Mazzarana Marco e Mariella Curvato. Interrogazione sul stato di funzionamento del sistema di videosorveglianza comunale. Prego il consigliere Martorana di dare la lettura, grazie. La ringrazio, Presidente. Allora, interrogazione sul stato di funzionamento del sistema di videosorveglianza comunale. Dal 2010 il comune di Ficarazzi è dotato di un sistema di videosorveglianza diffuso nel territorio. Tale sistema è stato di notevole supporto alla Polizia Municipale nella loro quotidiana attività di controllo della viabilità, come pure alle diverse forze di polizia operanti nel nostro territorio, all'attività di prevenzione e contrasto della criminalità. Il sistema ha rappresentato per la passata amministrazione un fiore all'occhiello nell'ambito dell'azione di controllo del territorio disimpegnata e per la quale si sono ricevuti numerosi apprezzamenti. In conseguenza della valutazione positiva dello strumento della videosorveglianza, la precedente amministrazione decise di migliorarlo, elaborando un progetto di implementazione dello stesso, poi presentato e finanziato dallo Stato attraverso il PON Sicurezza. In merito a tale finanziamento è stata di recente bandita la gara d'appalto, il cui iter non risulta ancora concluso. Alla luce dei recenti atti vandalici verificatisi nel territorio comunale e che costantemente deturpano l'ambiente urbano con grave nocumento della vivibilità dello stesso, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono quali siano le condizioni di funzionamento ed efficienza del sistema di videosorveglianza comunale. Si richiedono chiarimenti circa l'iter amministrativo volto all'aggiudicazione dei lavori per l'ampliamento dello stesso. Aggiungo all'integrazione, diciamo, dell'argomentazione appena esposta che il sistema di videosorveglianza è anche uno strumento
oltre che di supporto. E, ovviamente il pensiero non può che andare al recente accadimento di sabato scorso, della tentata rapina e danni di un furgone di addetto al trasporto. Dico, in questo caso la videosorveglianza non so se è potuta essere di supporto in quanto attiva all'eventuale indagine investigativa, mi auguro di sì, e quindi l'iter abbiamo sentito necessario avere delle informazioni relative a questo importante strumento, alla sua efficienza, alla sua piena funzionalità e all'iter della gara d'appalto per la sua implementazione, che è andata piuttosto a rilento, diciamo così, è stata un pochettino travagliata, e ci auguriamo, diciamo, adesso ci spieghi lei esaustivamente il perché, e che ci possa dare le buone notizie sulla sua positiva conclusione. E l'amministrazione risponde nella persona del comandante della polizia municipale, prego. Buonasera consigliere Martorano. Allora, buonasera a tutti. In merito all'interrogazione del consigliere Martorana e credo altri consiglieri, perché sono tutta, diciamo, il consiglio di minoranza, posso, diciamo, rispondere in tal senso. Quindi, in riferimento alla interrogazione presentata dai consiglieri comunali in merito allo stato di funzionamento ed efficienza del sistema di videosorveglianza, riferisco quanto segue. Quindi io, concordemente con l'assessore Ramo Federica Africano, delle 18 telecamere attualmente esistenti e posizionate sul territorio comunale, soltanto 6 risultano funzionanti, e precisamente quelle ubicate nei seguenti siti: Piazza Giovanni Paolo, quindi Regas, accesso metropolitano, Pianessia, via Calipari, ingresso principale Comune Nuovo, accesso retrostante Scuole Medie, ingresso principale Comando di Polizia Municipale, Soccorso Umberto, e il parcheggio comunale. Tutte le altre 12 telecamere in atto non sono funzionanti, quindi rispondo alla prima parte della vostra interrogazione: non sono funzionanti per problematiche legate a fattori tecnici. Mancata manutenzione. Benissimo, ecco, io già mi aspettavo questa vostra domanda e rispondo: mancata manutenzione. Come? Sì. Sì, infatti, essendo in itinere un bando di gara per l'implementazione del sistema di videosorveglianza, e ora vi risponderò alla seconda parte dell'interrogazione, si è pensato di affidare quindi alla ditta che si aggiudicherà la nuova gara per l'implementazione anche l'assistenza delle telecamere già posizionate. Quindi questa, diciamo, è la prima risposta in merito a quante in atto sono funzionanti. Quindi su 18, 6 sono funzionanti e 12 non sono funzionanti. In riferimento a quanto richiesto in merito ai chiarimenti circa l'iter amministrativo volto all'aggiudicazione dei lavori per l'ampliamento o implementazione del sistema di videosorveglianza comunale, posso riferirvi che il 16 gennaio del 2014 è risultata aggiudicataria in via provvisoria la ditta SETI SAS di Scafati Salerno. Piccola precisazione, questa gara si erano giunte 7 offerte di, appunto, di ditte che volevano partecipare a questa gara. I tempi, in realtà la gara l'abbiamo iniziata, c'è l'analisi della gara, quindi con la commissione dell'UREGA che è stata necessaria, io presidente e due membri della commissione, abbiamo iniziato a novembre. Diciamo, a ottobre poi c'è stato un ritardo per un problema di domande, un problema legato non alla mia persona ma a un problema delle domande, quindi noi in realtà a novembre abbiamo aperto, diciamo, dato inizio a questa gara. In realtà la gara è durata, io dico poco, in 2 mesi e mezzo noi l'abbiamo aggiudicata, perché ci sono stati dei problemi, delle problematiche legate a una serie di ditte che hanno partecipato, a dei controlli abbastanza anche una certa rilevanza che abbiamo dovuto fare, ha un ricorso pure presentato. Comunque il 16 gennaio del 2014 noi siamo riusciti faticosamente e anche in maniera abbastanza tranquilla e serena
ad aggiudicare in via provvisoria questa gara. Successivamente quindi all'aggiudicazione provvisoria della gara ci sono degli adempimenti che la commissione deve fare e io in qualità di presidente ho dovuto richiedere a tutti i tribunali competenti la documentazione relativa ai carichi pendenti e casellari giudiziari dei rappresentanti legali della ditta di Salerno Scafati. Io sono un malpensante, penso sempre Campania, Napoli, Salerno, sinceramente ho voluto vedere bene, ho chiesto tutto quello che intanto la legge mi impone di chiedere e avendo quindi essendo giunto da pochi giorni mi sono arrivati gli ultimi casellari relativi a tutti i rappresentanti legali di questa ditta che erano ben tre, tra altre cose con giurisdizioni diverse. Comunque mi sono arrivati tutti quanti, la ditta è risultata nelle condizioni di poter essere definita aggiudicataria in via definitiva e quindi a questo punto possiamo procedere alla aggiudicazione definitiva. Il 14 marzo del 2014, quindi una decina di giorni fa, io unitamente all'assessore alla Polizia Municipale e il RUP, che è il responsabile unico del procedimento, siamo stati convocati in prefettura dal prefetto, da un viceprefetto e da un funzionario del Ministero, il quale ha voluto sapere non solo da noi ma da tanti comuni che hanno partecipato a questi bandi, hanno voluto verificare singolarmente, quindi comune per comune, lo stato della gara, cioè volevano capire se l'iter amministrativo finora seguito da tutti i comuni fosse stato idoneo e regolare. Devo dire che con molta soddisfazione i nostri passaggi erano regolari, per cui 10 giorni fa abbiamo avuto il benestare per le procedure fino ad oggi portate avanti e dobbiamo ora provvedere all'aggiudicazione definitiva facendo due piccole cose che ci hanno richiesto che faremo nella settimana prossima, quindi siamo nelle condizioni di poter aggiudicare definitivamente questa gara. Piccola precisazione, in modo tale che già cominciamo a capire quali sono i tempi. Nel momento in cui noi aggiudicheremo definitivamente la gara, devono per legge, secondo il codice dei contratti, decorrere 35 giorni per la stipula del contratto. Quindi i conti li possiamo fare facilmente. Se tutto va bene, io spero che a giugno, voglio essere sempre più meno ottimista, quindi do un mese in più, ma a giugno potremo realmente iniziare l'implementazione di queste telecamere. I tempi che la ditta ha comunicato in quella che poi è stata l'esame dell'offerta parlava di circa 20 giorni lavorativi continuativi, quindi ritengo che in ogni caso in un mese possiamo realmente poter parlare di una gara completata. Questo è quello che posso dire in merito allo stato attuale sia del funzionamento che dell'iter del procedurale della gara di implementazione. La ringrazio per l'esposizione, comandante. Lei è stato abbastanza esaustivo, però le notizie che ci porta non sono delle migliori. Ci ha detto che soltanto 6 telecamere su 18 installate sono funzionanti, quindi possiamo dire che il sistema non funziona in maniera efficiente, in quanto sotto qualsiasi standard accettabile di efficienza, e ciò a causa della trascurata manutenzione ordinaria delle telecamere. Pertanto non posso dirmi soddisfatto ovviamente, perché abbiamo consegnato un sistema efficiente e che era molto apprezzato anche dalle forze di polizia che operano per competenza territoriale sul nostro territorio comunale e che svolgono attività di prevenzione
e di repressione di attività criminose, quali sono i furti, i borseggi, le rapine. Questo è un grave, diciamo, documento per la sicurezza pubblica. Ci auguriamo che questa nuova gara, questa gara che si concluderà, lei ci assicura, entro giugno, spera di chiuderla entro giugno, possa rimediare a questa inadempienza da parte dell'amministrazione, che riteniamo comunque grave e colposa. Non possiamo che rimandare a giugno, diciamo, un'ulteriore verifica della situazione, raccomandando che magari nel frattempo ci si attrezzi anche meglio per prevedere, diciamo, una opera di costante manutenzione del sistema di videosorveglianza, in quanto ritorniamo a ribadirlo, lo riteniamo uno strumento importante e fondamentale per garantire la sicurezza del nostro territorio. Sì, volevo intervenire non per commentare l'insoddisfazione del consigliere Martorana, ma se me lo permette, Presidente, volevo semplicemente chiedere al comandante, approfittare del comandante, affinché lo stesso aggiornasse la cittadinanza sulla situazione della divieto di transito dei mezzi pesanti, che è un argomento che sta molto al cuore della cittadinanza. Grazie, se è possibile. Sì, molto piacere, vi posso dire che proprio stamattina abbiamo iniziato a predisporre, a posare materialmente i pali e la segnaletica inerente il divieto di transito dei mezzi pesanti. Già qualche segnale è posizionato, chiaramente in questo momento è oscurato, quindi è coperto, in quanto proprio oggi terminano i 15 giorni di pubblicazione per legge all'albo pretorio, perché il signor sindaco ha firmato l'ordinanza l'11 marzo, oggi 26, quindi oggi terminano i 15 giorni, poi abbiamo le 48 ore che sono, diciamo, secondo da codice necessarie per poter essere valido un segnale stradale, quindi a questo punto siamo veramente agli sgoccioli. Quindi già da venerdì, ma a questo punto vorrei partire da lunedì 31 marzo, partiremo con il divieto di transito ai mezzi pesanti, come tutti voi sapete, dalle 6 alle 22 con le 5 tonnellate. Questo chiaramente sarà un grande problema per tutti noi, perché non abbiamo la collaborazione, lo sappiamo tutti, dei paesi vicinori. Però sicuramente daremo il massimo, io in prima persona, per cercare di fare rispettare questa ordinanza. Grazie. La ringrazio, comandante, la ringrazio per la delucidazione che ha dato e il ringraziamento è a nome dell'intero Consiglio Comunale, e sono certo che è l'intera cittadinanza che ringrazia per quello che l'amministrazione in questo caso sta facendo. Sì, prego, torno in merito all'interrogazione, senti, una semplice domanda. Se ho ben capito, comandante, sulle vecchie telecamere ben 4 o 5 funzionano. 6 funzionano. 6 funzionano. 6 funzionano. La restante parte no. Le 12 non funzionano. Le 12 non funzionano. La motivazione, se lei ce la può fornire questa motivazione. Consigliere Zonini, è stato disattento per motivi tecnici, l'ha letto all'inizio. No, e da quando non funziona, Sergio? Giustamente lui ha detto che è una cosa fatta. Il 18 non funziona. Da grande questa parte. Non funziona, bravo. Da quando non funziona? Da quando funziona? Non funziona, non è con me. No, voglio aiutare il consigliere. Signori consiglieri, non ricominciamo come poc'anzi, di meno la cortesia della collaborazione. Dice che non si doveva dibattere, se dobbiamo dibattere. Su. Ma dai, smettiamo. Dico che il periodo se sia più o meno, il periodo se sia più o meno lungo. Comunque dopo 2 anni avreste potuto pure occuparvi, eh?
lasciata così. Presidente, ti piace? Allora, ma se sono la risposta, scusa, a posto. Passiamo al punto successivo. Vuole la risposta? Allora, il dibattito dovrebbe essere considerato. Se lei vuole capire da quando non funziona, domani va negli uffici del comandante e solo fa 10. Non stasera. È uguale. Allora io una risposta certa e veloce. Allora io in questo momento una risposta certa posso dire che da quando mi sono insediato non funzionavano, quindi dal 12 settembre 2013 non funzionavano, però da informazioni assunte all'interno del comando credo che già non funzionassero da molto tempo prima, quindi non le posso dirle dai primi mesi del 2013, da fine 2012, questo io non lo so con esattezza. Sicuramente da fine 2012. No, io penso che fino al, allora, gli ultimi interventi da quello che ho potuto capire nel 2012 ci sono stati. Quindi sicuramente dal 2013, io penso. Però ripeto. Allora, un attimo che il consigliere Marcurana, avendo ricoperto il ruolo di assessore della presidenza, ci darà chiaramente. Posso dare un'informazione certa che alla data dell'aprile del 2013, del maggio fino a quando era in carica, le telecamere tutto 18 funzionano. Perfetto, quindi da questo si deduce che l'insegnamento del sindaco è un attacco delle telecamere. Io non l'ho detto, si deduce. No, ma tu mi sta dando questa notizia che 6 su 18 funziona. Passiamo al punto successivo, non creiamo polemica, mi è stata una battuta per voler drammatizzare la situazione, è inutile che stiamo a vedere aprile-maggio, passiamo al punto successivo. Allora, il punto all'ordine del giorno successivo riguarda sempre un'interrogazione a firma dei consiglieri Martorana Marco e Curbato Marinella, riguarda le interrogazioni sulle nomine di consulenti ed esperti operati a Vario Titolo nel Comune di Tutti Calanzi. Prego, consigliere Martorana. Scusa, interrogazione sulle nomine di consulenti ed esperti operanti a Vario Titolo nel Comune di Calanzi. Considerato che dalla data del suo insediamento, qualora ci fosse il sindaco, la signoria vostra ha provveduto a nominare diverse figure di consulenti a titolo gratuito in diversi ambiti dell'attività amministrativa, considerato che la normativa vigente in materia di nomina di consulenti esterni, ancorché a titolo gratuito, impone che gli stessi debbano avere adeguato titolo universitario nell'ambito della materia nella quale si è ricevuto l'incarico, o in assenza di questo una comprovata ed inequivocabile esperienza nelle stesse materie, considerato che la normativa vigente prevede l'obbligo per gli esperti nominati di presentare. Mi scusi, comandante, la prego, gentilmente, grazie. Considerato che la normativa vigente prevede l'obbligo per gli esperti nominati di presentare dettagliata relazione sull'attività da essi svolta, i sottoscritti consiglieri chiedono al sindaco o a persona da lui all'uopo delegata chiarimenti ed approfondimenti circa i seguenti aspetti. A. Quale sia il numero al momento in cui la presente interrogazione viene sottoposta dei consulenti nominati all'amministrazione. B. Quale sia il loro curriculum di studi e professionale. C. Quali siano gli obiettivi che l'amministrazione intende raggiungere nelle materie in cui ha provveduto alla nomina degli stessi esperti. D. Infine, avere dettagliata informazione anche attraverso la presentazione delle diverse relazioni presentate dai soggetti incaricati circa l'attività svolta dagli esperti e gli obiettivi raggiunti dall'amministrazione giovandosi della loro professionalità.
E per quanto riguarda l'amministrazione? Sì. Allora, consigliere Mattarà, io... Prima, scusate, assessore, la interrompo un attimo per una semplice precisazione. A proposito di questa interrogazione, agli atti che mi sono stati consegnati ci sono due relazioni presentate dal Piero Cascio, il proprietario esperto, e dal signor Alfano Andrea. E sono qua gli atti, eventualmente se ne volete avere. Se ne volete avere. Una sola domanda, sì, poi ne prenderemo visione. Volevo chiederle, le relazioni presentate da questi esperti, quando sono stati nominati e che data portano al protocollo queste relazioni? Sì. Allora, io la posso dire subito, il protocollo è del 11-3-2014. No, dico, allora, quando sono stati nominati... Quando io sto parlando della relazione, non ho gli atti per quando sono stati nominati. Ah, allora, vista la determinazione sindacale del numero 15 del 25 maggio 2012. Questo è? Piero Cascio. 25 maggio 2012. L'altro è determinazione sindacale numero 50 del 18-10-2013 per quanto riguarda il signor Alfano Andrea. E queste relazioni quando sono state consegnate? Sono state una dell'11-3-2014 e una in data odierna. 11-3-2014 e una in data odierna. Quindi 26 26-3-2014. La ringrazio. Prego. Allora, per scusa, questa interrogazione, diciamo, devo ribadire quello che ho già detto poco fa, cioè che il sindaco è impegnato in altri ambiti, impegni non ripetere già presi precedentemente, già fissati precedentemente, che quindi non ho potuto rinviare. E quindi trattandosi di un'interrogazione rivolta al sindaco, perché il sindaco che pare, diciamo, fatto il termine di nomina, come dire, il nome per conto dell'amministrazione, naturalmente possiamo, per quanto mi riguarda, sviluppare un ragionamento politico. Nello specifico è chiaro che diciamo, non sono in condizione di fornire i numeri, riguardo per esempio il numero, probabilmente diverse nomine sono state fatte perché l'amministrazione ha voluto intraprendere un cammino di collaborazione con tutte quelle persone che competenti, esperti in ambiti particolari abbiano voluto dare e hanno voluto dare e vogliono dare una mano all'amministrazione, sviluppando quindi delle collaborazioni con la persona del sindaco riguardo certi ambiti che abbiamo. La cosa che a mio modesto avviso va sottolineato è che queste collaborazioni sono tutte, nessuna esclusa, a titolo gratuito, quindi senza nessun onere a carico dell'amministrazione e quindi dei nostri concittadini. Sono consulenze che sono anche numerose, devo dire, anche se sinceramente non ne conosco esattamente il numero perché sono diverse, che operano in diversi ambiti, in diversi settori dell'amministrazione, dal verde al funzionamento degli uffici. Abbiamo per esempio la dottoressa Locascio, che è stata una nostra dipendente, una nostra dirigente, e che con spirito di sacrificio e con spirito di collaborazione mette gratuitamente a disposizione dell'amministrazione e della nostra cittadinanza la sua esperienza e la sua competenza e l'esperienza accumulata negli anni. E quindi dicevo, come dire, la condotta dell'amministrazione è questa, vuole essere aperta a tutti i cittadini, a tutti coloro i quali vogliono collaborare. Quindi le porte sono aperte per tutti. E come dire, ed era giusto, ci è sembrato giusto dotare e munire di legittimità questi soggetti che collaborano quotidianamente con gli amministratori,
e con l'amministrazione. Torno a ripetere, sono tutte consulenze a titolo gratuito, nessun euro viene speso e quindi, come dire, dobbiamo anzi per certi versi dire grazie a queste persone che gratuitamente mettono a disposizione il lavoro, le loro competenze e le loro specialità e le loro professionalità. Più di questo non le posso dire. Assessore Ramacca, io non posso che prendere atto della sua disponibilità, però non mi posso che dire oltraggiato dalla maniera in cui questa amministrazione si presenta oggi a rispondere su un tema che noi come gruppo di opposizione non abbiamo sollevato. Io le ho detto una cosa, io voglio che i concetti siano chiari, siano assunti. No, sono chiari. Io assolutamente. Lei ha risposto. Deve rispondere sindaco, mi scusi, io le volevo semplicemente chiedere che fa permettere che prendiamo il punto d'ordine del giorno. Non lo sta con evitare speculazione. E soprattutto dico questo, che questo consiglio andava celebrato in altra data e che per fatti purtroppo tragici lo abbiamo dovuto rinviare e quindi è coincisa la data con gli impegni che il sindaco aveva già preso l'amministrazione. L'amministrazione comunque, visto che poi diciamo giustamente, legittimamente pretendete una risposta, vi ha dato una risposta e credo che questo vada apprezzato. Ma io difatti l'ho apprezzato, però non mi posso dire soddisfatto. Una cosa è apprezzare la sua disponibilità, che apprezzo a titolo personale, altra cosa è quello che debba ritenere soddisfatto nella maniera in cui vi siete presentati a rispondere alla nostra interrogazione. Lungi da me dal voler centrare un obiettivo che era quello di soddisfarlo, diciamo, sinceramente. Ora, la nostra interrogazione era piuttosto articolata e chiedeva delle cose precise, ovvero quanti sono, in che ambito svolgono la propria attività, in che cosa consiste la propria attività. Qual è il curriculum di studi di queste persone e quali sono la loro professionalità? Se hanno presentato delle relazioni, dico ce ne sono agli atti soltanto due, dice che forse ce ne saranno altri. Questo non lo so, però potevamo averle qui a nostra disposizione, poteva essere affrontata in maniera diversa. Comunque, qual è il motivo per il quale lei ha detto una cosa? Le ha detto una cosa, che comunque vale come risposta diciamo ufficiale dell'amministrazione, no? Ovvero che voi avete voluto aprire diciamo l'amministrazione alla società civile. Sì, è giusto. Dando a tutti la possibilità di poter esprimere. La possibilità. Questi cittadini diciamo si sono presentati. Dicendo questo, si potrebbe dare gratuitamente il proprio contributo all'amministrazione. Il sindaco ha ritenuto opportuno conferire a queste persone un incarico di esperto. Di consulente, non esperto. Di consulente dell'amministrazione, poco importa. Del sindaco, non dell'amministrazione. Del sindaco, di consulenza del sindaco. Dico sotto questo profilo a me poco rileva poiché sono incarichi che sono normati dalla legge e nella fattispecie dalla 161 del 2005 se non sbaglio. Insomma. E quindi, io qui comunque a prescindere da questo, consulente o esperto, la norma prevede che l'amministrazione possa conferire incarichi di questo tipo ad esterni comunque alla pubblica amministrazione a soggetti che compiano con determinati e ben precisi requisiti. E fra l'altro al termine anche di una procedura e secondo determinate evidenze pubbliche, anche per gli esperti. Anche per gli esperti comunque.
Come esperto del sindaco comunque è necessario che si abbia un titolo qualificato nella materia nella quale si va a esporre la propria attività. Disposizioni in tema di collaborazioni esterne. Quindi è generico. Non lo so se è mancente, perché comunque qua dice che la legge finanziaria peraltro rimane ferma la necessità che l'incarico abbia natura temporanea. Comunque qui parla di tutti gli incarichi dati a qualsiasi titolo, a prescindere dal contenuto stesso dell'incarico che viene conferito. Qua io ho un nomina, questo ad esempio chi è? Purtroppo uno si deve andare a prendere tutto quello che... Sì, sono atti disponibili sul sito, comunque io ho detto che sono esperti del sindaco, consulenti del sindaco poco rileva, perché in quanto al titolo che si devono disporre deve essere un titolo universitario o comunque una documentata e rilevante comprovata esperienza. Però volevo leggerle una pace di questa circolare, la quale dice che... Io ho qui per Quando questa circolare esplicita le motivazioni per la quale un'amministrazione ricorre ad avvalersi di un consulente o un esperto esterno, che sono quelli di voler arricchire di competenze che mancano al proprio interno, quello che fa la pubblica amministrazione, al fine precipuo di raggiungere un obiettivo ben specifico. Allora, l'ulteriore precisazione operata dalla legislazione circa la necessità di una particolare e comprovata specializzazione universitaria, operata dall'articolo 3,76 della legge 244 del 2007, ponendo l'accento sull'elevata competenza e coordinata con il presupposto dell'assenza di competenze analoghe in termini quantitativi all'interno dell'amministrazione, fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate, con la conseguente violazione di tali presupposti, rafforzando pertanto quanto già indicato alla lettera C del comma 6 dell'articolo 7. Pertanto, quando la legge dà la facoltà al sindaco di nominare un consulente o un esperto, lo fa per arricchire quelle che è le competenze che sono già presenti all'interno della pubblica amministrazione per raggiungere determinati e qualificati obiettivi. Quello che noi volevamo verificare, che non abbiamo potuto verificare perché non c'è stata data ampia relazione in merito, erano quelli che erano i titoli e le qualifica, gli obiettivi, torno a ripetere, gli obiettivi che l'amministrazione intendeva raggiungere attraverso questi consulenti. Qual è l'attività che hanno svolto questi consulenti e quali sono gli obiettivi che ne hanno raggiunti, se li hanno raggiunti, cose che non abbiamo purtroppo potuto comprovare in questa sede. Pertanto riproporremo, Presidente, la nostra interrogazione per la prossima calendarizzazione dell'attività di questo Consiglio Comunale, per inserirla all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, anche per valutare se insistono anche quelli che sono, a nostro modo di vedere, i requisiti di legge per nominare queste persone consulenti o esperti di questo comune. Perché noi riteniamo che ben venga l'intento dell'amministrazione di ampliare, diciamo, le maglie della propria... Però diciamo, ci sono forme e forme, vanno rispettate anche le leggi. Riteniamo che nella pubblica amministrazione le leggi sono quelle che regolamentano il nostro arbitrio. Dico, si potevano fare le commissioni civiche, si potevano pensare a forme di inclusione sociale,
che permettessero anche, diciamo, una più ampia partecipazione. Dico, se poi l'interesse era quello politico, comunque di dare un riconoscimento politico a persone che sono vicine a questa amministrazione, gli si può nominare assessori, gli si può mettere a offrire i cabinetti. Dico, alla fine bisogna capire se è un incarico tecnico o è un incarico politico. Questo. Io mi permetto un attimo di aprire e chiudere una parentesi, non voglio toccare in questo momento. Non voglio prendere le difese dell'amministrazione, nel senso che non faccio l'avvocato d'ufficio dell'amministrazione, però a me piace sottolineare un altro aspetto, quello che se c'è gente del nostro paese che ha uno spirito di collaborazione attiva per il bene della nostra collettività e tra l'altro sottolineo a titolo gratuito, ben venga. A questo proposito faccio due passaggi e non mi dilungo più di tanto. Uno per quanto riguarda il signor Piero Locascio, che tutti conosciamo, che ha ricoperto il ruolo di consigliere in tantissimi anni, ha ricoperto il ruolo di assessore e di presidente del consiglio, e che si è speso e si spende quotidianamente per questa amministrazione. Posso dirvi con sincerità che spesso e volentieri io lo consulto per la sua esperienza, e credo che un po' a tutti i consiglieri è capitato magari di fare qualche domanda a Piero, a prescindere dal fatto che vada nei vari assessorati o in prefettura a seguire quello che sono alcuni finanziamenti che ci sono in interna. Poi per quanto riguarda un'altra figura che ha presentato anche lui in una relazione, il signor Alfano, che anche lui ricopre il titolo di consulente a titolo gratuito e si adopera assieme agli operai del comune per pulire il verde delle ville, dei giardini, delle scuole, del comune, o di altri posti, sempre riguardanti nell'ambito del verde, voglio dire, ben vengano, che ce ne siano tanti altri. Dico, a prescindere, ho capito, Marco, consigliere Martano, ho capito benissimo la domanda che ponevi. Io non voglio, ho fatto una premessa, non sto facendo l'avvocato dell'amministrazione, se è lecita la nomina, se non è lecita, se si può fare, se ci sono i titoli di studio o meno. Io sto semplicemente sottolineando lo spirito di collaborazione tra cittadinanza e amministrazione. Punto. Non è un voler premiare, ecco, il tuo passaggio lo ribadisco per un semplice motivo e ti faccio nome e cognome, perché il mio problema non è un voler premiare politicamente delle persone vicine a questa amministrazione, perché visto che è presente tra l'altro, quindi lo dico pubblicamente, perché proprio il signor Alfano nelle ultime consultazioni non era con la lista di Paolo Martorana, quindi non stiamo premiando nessuno, uso questo termine, punto. Lo sarà dopo. Concludere la cosa dicendo che al più presto la prego di convocare una conferenza di capigruppo, le avanzo questa richiesta ufficiale, chiedo che venga messa a verbale, affinché si possano calendarizzare le attività di questo consiglio comunale. Ovviamente ripresenteremo noi in questa nostra interrogazione, ribadendone che il nostro spirito non è quello di andare a sindacare la più o meno disponibilità e di citare le persone che sono state nominate o di requisiti di moralità, ma noi ritorniamo a ripetere che in una pubblica amministrazione la legge sia quella che pone il limite all'azione amministrativa, evitando che possa decadere in mero arbitrio.
una cosa è volere allargare le maglie dell'amministrazione alla società civile avvalendosi della collaborazione di queste persone, altra cosa è volere ricorrere a una figura che la legge prevede riservata a soggetti o altamente dotati, diciamo, di specifiche tecniche elevate per portare avanti degli obiettivi senza i quali sarebbe difficile poter ottenere. Fra l'altro, diciamo, credo che per l'espletamento delle attività che mi avete elencato non penso proprio che rientriamo nella statistica prevista. Questo è il mio dubbio, che vorrò che mi venga fuori. Avendo ognuno dato il suo parere e rimanendo ognuno e ognuno restando sulle proprie opinioni e avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta.